Jacopino da Tide, ancora dal ristorante La Foce, il figlio illegittimo del professor Zichicchiri. Il professor Zichicchiri lo ebbe con chi ti ebbe? Ma con una donna che poi però mi rossa. Mi disconobbe subito. Sì. Lei disse al professore abbimi, lui l'abbette e nascesti te. Sì. Ora noi tentiamo di mandare Jacopino. Sai che c'è chi da casa pensa che tu sia figlio di Zichicchiri? Ah sì. Vabbè. Non lo so, c'è una certa. Ora ti metto gli occhiali da Zichicchiri. Il Jacopino da Tide noi lo vogliamo mandare a Genius da Mike Buongiorno. Sapete che lo scoglio è quasi insormontabile perché Jacopino è alto lo scoglio. Ti devi preparare. No, ma io oggi ho preparato un argomento facile che di comune su cosa ti interroga? Oggi vorrei parlare di musica su Gino Paoli. Gino Paoli, è bello trovare un ragazzino che parla di un cantante che poi non è della tua epoca. Come mai questa scelta di Gino Paoli? Ma perché Gino Paoli comunque sia, secondo me, ha fatto crescere diverse generazioni. Sì, te potevi crescere un pochino di più. Vabbè. Comunque, diciamo, ha fatto crescere diverse generazioni. Un classico di Gino Paoli è il C'è. Il cielo. No, il cielo è in una... In una serata. No, qual è? La canzone Quando sei. Quando sei qui con me. Quella lì, quando c'è sei in qui. In una stalla. No. No, perché c'è una stalla, dice questa vacca non ha più pareti. Poi c'è questa stanza. Quindi c'era in una stanza. In una stanza. Gino Paoli era marito di Amanda Sandrelli Della sua mamma. Ah, di Stefania Sandrelli. Perché Amanda è stata la figlia frutto. Sì, è frutto del fatto che lui amandava la sua mamma. Ora, Jacopo, passi all'esaltazione. Devi stare fette, hai sembri shakerato. È una cosa impressionante. No. Ma i budelli in te si rimuovono tutti. Allora, Gino Paoli. Sì. Quattro amici. Quattro amici eravamo quattro amici al bar. Cos'è che ti ha colpito di questa canzone? Fatto aggressivo che lui ha aggressivo nei confronti della gente. Che saventa. No, aggregativo. Eravamo quattro amici al bar. Sì. Poi sono ricordi rimedi che lui mette rimembra, diciamo. Anzi, rimembranze questa sua di questa sua gioventù bruciata. Che bruciata? Ah, no. Bruciata no. Ma non è mica Steve McQueen. Ah no, vabbè. Allora, Gino Paoli ha una collaborazione con uno, Parigi dalle gambe aperte, che è una canzone bellissima. Sì. Ricky Tognazzi, che lo aiutò a fare. Ricky Jean. Jean Nutri. No, Jean. Jean Nutri è un'isola. Ah, è lui. Gianco. Ah, Gianco, sì. Ricky Gianco. Ah, Ricky Gianco. Che da sé scrisse il fiume Po. Il fiume Po. Da dove nasce il fiume Po? Così, come carattere di cultura. Nasce. Scusa, dici di no prima di dare la risposta. Dal Monviso. E dove sfocia? Sfocia verso... Verso? No, non me ricordo. Nei pressi. Dove sfocia il Po? Non me ne ricordo. Non sfocia il Po. Cioè, te... vuoi andare a Genius e non ti ricordi dove sfocia il Po? E questa la pompa del Po, che è un po' più. Esatto. Sfocia nella? Nell'Adige. Se sfociasse nell'Adige, ne sarebbe un aff. Un afflusso. Un afflusso? Ente. Ente. Sì. Irrigazione valdigiana. Diana. E quindi sfocia nel Mar Nero. Te andresti fatto nero dei capaccioni. Io chiedo scusa a Mike Buongiorno. Ora noi prendiamo il nostro tempo per prepararlo. Alle brutte lo porto dal veterinario e lo sopprimo. Quindi Mike, non si preoccupi. No, sei te che ti devi preoccupare. Ah, Jacopino da Tide. Grazie.